Contenuti realizzati in esclusiva per Unicredit. Eating a Good Food Story. La spesa. Giovanni è al supermercato. Con il carrello ancora vuoto, si aggira senza troppa convinzione tra gli scaffali. Non sei ispirato. Che cosa vuoi comprare oggi? Ma, onestamente non ci ho pensato. So solo che ho una fame da lupi. Giovanni prende una pizza surgelata. Giovanni, anche lunedì hai mangiato la pizza. Non essere monotono. E dai, scusa, sono stanco, ho fame. Stasera non ho voglia di pensarci. Giovanni, un po' a malincuore, posa la pizza, raggiunge il banco delle verdure e mette nel carrello una piccola zucca. Proseguendo nel reparto biscotti, vede Sara. Ma guarda chi si rivede, buonasera. Ciao, come stai? Bene, grazie, tu? Beh. Allora, facciamo la spesa nello stesso supermercato. Ma sì, io passo di qua sempre dopo lavoro. Ah, ma vedo che con le verdure facciamo progressi. Sì, ci vuole un po' di tempo, però sto imparando. Ma più che altro è che arrivo a quest'ora della sera, ho talmente tanta fame che non riesco più a gestirmi negli acquisti. Ah, non dirlo a me, ma se non mi facesti la lista di quello che devo prendere, finirei per mangiarmi tutto il supermercato. Toglimi una curiosità. Tu cosa guardi sui pacchetti? Beh, l'etichetta. Ci dice quasi tutto su ciò che acquistiamo. Vedi? Io prima guardo gli ingredienti. Sono sempre messi in ordine decrescente, dal più presente al meno presente. Se per esempio il primo ingrediente di un biscotto è lo zucchero e poi gli altri 5 ingredienti hanno nomi troppo strani, io li lascio perdere. Ah, guarda, lì c'è un bel esempio. Qua speriamo che il primo ingrediente sia l'uovo. No, invece qui quello che conta è la gallina. Vedi il codice sulle uova? Ti dice come vengono allevate, se allevamento biologico, a terra, in gabbia. E poi c'è la data di produzione che ci parla della loro freschezza. Queste, con lo zero, sono biologiche, per esempio. Giovanni mette nel carrello una confezione di uova biologiche. Perché biologico è meglio. In generale significa produrre limitando il ricorso a prodotti chimici di sintesi, riducendo così anche l'impatto sull'ambiente. È una scelta che innesca dinamiche complesse, al termine delle quali abbiamo anche dei benefici per la nostra salute. Però bisogna anche avere buon senso, perché una carota biologica che viene dall'altra parte del mondo non è necessariamente meglio di un prodotto non biologico che però è coltivato vicino casa nostra. Poi bisogna stare attenti anche all'etica, perché io per esempio per caffè, cioccolata, tè, cerco sempre di prendere prodotti del commercio consolidato. Senti, ma tu come le sai tutte queste cose? Beh, anche a me mi ci è voluto un po' di tempo, Però poi ho capito che la migliore soluzione è l'etichetta parlante. Che roba è? È Mario, il mio contadino di fiducia. Tutti i sabati vado lì in Piazza Giolitti al mercato dei contadini. Si compra davvero bene a buon prezzo. Poi ci sono tutti i produttori, gli puoi chiedere quello che vuoi. Io sono andata anche in azienda da Mario, ho visto come lavora. Ma sono prodotti freschi e di stagione. Ci sono andata con alcuni membri del mio GAS. Cos'è il GAS? Il GAS io lo organizzo almeno 2 volte al mese con alcuni amici. Soprattutto prodotti come la carne, il formaggio, il pesce. Perché si sa, oggigiorno bisogna mangiarne meno e allora meglio mangiare di buona qualità. Senti, allora ci vediamo sabato. Sabato? Sì, da Mario, il tuo amico. Adesso non voglio conoscerlo. Va bene. Te lo presenterò volentieri. Va bene. Allora ciao. 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 E ora? Cosa prevede la cena? Frittata biologica con zucca. Dopo una buona spesa, quale sarà il prossimo passo di Giovanni per guadagnare benessere?
Scoprilo nelle prossime puntate di Eating a Good Food Story. Giovanni si sta allenando in palestra. Giovanni è interpretato da Diego Casalis. Sara è interpretata da Martina Mansueto. La voce narrante è di Laura Righi. Giovanni è al parco. Scusi, tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Già com'è? È solo questione di allenamento. Devo fare un po' di fiato. Il video è una produzione Slow Food per Unicredit. Soggetto di Roberto Burdese ed Elena Sandrone. Produzione esecutiva Bodà. Regia di Stefano Scarafia. Per approfondire i temi della puntata, dai uno sguardo ai contributi presenti nella sezione dedicata al benessere alimentare con Slow Food. Il video accessibile è stato realizzato da Tactile Vision Onlus. Riprese video, sottotitoli e montaggio Alfonso Totaro. Interpretariato LIS Anna Di Domizio. Audio descrizioni Alessandra Ruffino.